Salve a tutti ragazzi, buongiorno, bentornati qui sul mio canale. Ragazzi, oggi è domenica, finalmente mare, ma vedete, guardate i colori di questi ombrelloni, maledizione, pure qui, la maledizione del Verona è anche qui, ancora mi accompagnerà tutta questa estate. E vabbè, raga, purtroppo me lo devo subire e la subiamo. Oggi video, facciamo una rassegna stampa, vediamo le ultime notizie qui in casa Pescara, cosa si dice dopo l'arrivo del nuovo tecnico e con l'avvento del nuovo direttore sportivo Bocchetti, che in realtà farà all'inizio un lavoro di scouting qui al Pescara. Il direttore sportivo sarà più Repetto che più scafato nel ruolo, aiuterà Bocchetti a formarsi per gli anni a venire, come ho appena letto qui nei giornali. Ragazzi, abbiamo saputo che Zauri sarà il nuovo allenatore, si cominciano a delineare anche le prime voci di mercato. Quale poteva essere se non Brugman il punto focale del mercato del Pescara? Intorno a lui girano alcune squadre, il Cagliari che a gennaio scorso lo aveva richiesto e per poco non lo prendeva, e anche il Parma, di cui si parla ormai da 2-3 anni che è su questo giocatore, sul nostro capitano uruguagio. Perché è importante il discorso Brugman? È importante perché Brugman ti delinea, oltre che una disponibilità maggiore economica, con dei soldi che vanno a finire in cassa o nei bilanci del Pescara, anche ti danno l'opportunità di poter cogliere anche delle contropartite tecniche in base alla squadra in cui va. Io adesso già ho letto i vari titoli, i vari giornali qui abruzzesi, il Centro e il Messaggero, e quindi già so i nomi che circolano. Non so esattamente se sono delle voci reali, però siccome sono due squadre che hanno richiesto più volte Brugman, potrebbe anche essere vero, considerando anche le altre loro operazioni di mercato, in questo caso Barella che ieri sera ha segnato con l'Italia. Già Barella ha richiesto all'Inter, già aveva una valutazione di 50 milioni per Barella, figuriamoci un po', quindi immaginate ora, dopo anche il gol con l'Italia, le sue quotazioni. Vai Inter, caccia i soldi. Caccia i soldi. Ieri c'era anche Nainggolan qui a Pescara. Quanti cazzi trogoliti per Nainggolan stavano dietro a Nainggolan. Mannaggia la miseria. Solo qua a Pescara una cosa del genere. Viene Nainggolan, la gente sembra che sta morto e viene Nainggolan. Comunque, raga, andiamoci a vedere adesso le pagine del Centro e del Messaggero, così vi leggo i loro articoli e in modo che possiate capire il discorso che vi stavo facendo prima un po' sul mercato del Pescara. Raga, il Pescara che, come sapete, nel calciomercato dovrà operare molto a centrocampo e in attacco. In difesa, bene o male, siamo quasi coperti, se non manca un terzino sinistro e un centrale. Poi dipende anche da cosa vuol fare Campagnaro, se vuole appendere le scarpette al chiodo oppure vuole continuare con un'altra stagione con un contratto a gettone in base alle presenze. Abbiamo visto che il buon Ugo più di 10, 12, 15 partite all'anno non le riesce a fare perché c'ha sto problema al muscolo del polpaccio oramai da anni, e quindi forse sarebbe anche il caso di dire stop e entrare nello staff tecnico del Pescara per dare il suo supporto, il suo apporto anche a livello di carisma ai giocatori e aiutarli con la sua esperienza. Ma andiamoci a vedere ora il Centro. Ora, cosa dice il Centro? Io vi giro la camera sperando che poi si veda il giornale.
Il Cagliari vuole Brugman, Pescara no al prestito, i sardi interessati al capitano a titolo temporaneo, Colombatto e Despotov le possibili contropartite, nelle prossime ore vertice per il futuro di Campagnaro. Gaston Brugman si gode il mare cristallino della Grecia, ma in Italia si lavora per il suo futuro. La scorsa settimana il suo agente Silvio Pagliari ha incontrato il presidente del Pescara, Sebastiani, e il DS Antonio Bocchetti, per capire le intenzioni del club biancazzurro. Il Delfino non vorrebbe privarsi del centrocampista uruguagio, ma se dovesse arrivare l'offerta giusta, almeno 2 milioni di euro, lo lascerebbe partire. Il Parma ha preso informazioni sul 27enne capitano del Pescara, ma non ha ancora affondato i colpi. Gaston è un vecchio pallino di Roberto D'Aversa, l'allenatore degli emiliani, e tra le società i rapporti sono ottimi in questo momento, però almeno in avanti per Brugman c'è anche il Cagliari. I sardi, dopo aver trattato il centrocampista a gennaio, vorrebbero prenderlo per la prossima stagione, ma senza fare follie. Il DS rossoblu Carlo infatti vorrebbe chiudere l'operazione con un prezzo oneroso e un diritto di riscatto, soluzione che al momento non intriga il presidente Daniele Sebastiani, che per il suo gioiello vuole almeno 2 milioni di euro cash, magari chiudendo l'operazione entro il 30 giugno. I sardi, nel frattempo, stanno cedendo Barella all'Inter, stanno facendo delle valutazioni e potrebbero inserire nell'operazione delle contropartite tecniche adatte al Pescara. Gli uomini mercato biancazzurri stanno riflettendo su profili di due giocatori. Il primo è il centrocampista argentino Santiago Colombatto, classe 97, quest'anno in prestito al Verona, madonna che schifo. L'altro profilo invece è il bulgaro Kirill Despotov, 22enne esterno offensivo prelevato dai sardi lo scorso gennaio dal CSKA Sofia. Despotov ha trovato poco spazio in Sardegna e potrebbe accettare un prestito in Serie B. Oltre a questi due, però, il Cagliari vorrebbe mettere sul piatto altri due giocatori da girare in prestito, come centrocampista 19enne Roberto Biancu, quest'anno all'Olbia, e l'attaccante colombiano Damir Ceder, 21 anni, nell'ultima stagione 11 gol con la maglia dell'Olbia. L'asse con il Cagliari potrebbe portare questi sviluppi, ma non subito. In settimana potrebbero esserci novità riguardanti il futuro di Campagnaro. Il difensore 38enne è in scadenza di contratto e potrebbe decidere di approdare le scarpette al chiodo, di appendere le scarpette al chiodo, magari chiedendo il rinnovo al Pescara. I biancazzurri faranno delle valutazioni nelle prossime ore, incontrando Campagnaro per decidere assieme il suo futuro. Raga, quindi, come vi ho detto, qui sul centro parlano di un interessamento sia del Parma che del Cagliari per Brugman. Qui dicono che il Cagliari ci stanno pensando perché hanno questa operazione con Barella, dove lo stanno cedendo, e quindi vorrebbero rimpiazzare il centrocampo con il nostro centrocampista. Però loro, come vedete, danno come contropartite, darebbero questo Despotov, centrocampista bulgaro che non ha mai giocato in pratica quest'anno in Serie A, oppure Santiago Colombatto, che l'anno scorso l'abbiamo visto nelle file del Verona e lo conosciamo. Il Parma invece già ha fatto la sua, il suo sondaggio con Brugman, che piace tanto a D'Aversa, però ancora si è fatto avanti. Adesso andiamoci a leggere invece il Messaggero, raga, che sul Messaggero c'è una bella intervista di Giorgio Repetto, che come sapete è il nostro mentore per quanto riguarda il calciomercato. Con lui sono arrivati veramente dei gioiellini in passato, come, vabbè, ci ha portato Politano, Melchiorri, La Padula. Quindi Repetto sappiamo che è un grandissimo talent scout, una persona di esperienza, capisce il calcio, è stato al Chievo per tanti anni come collaboratore, come osservatore, quindi Repetto non si discute. Il discorso di Repetto, raga, traccia le linee di ciò che dovrà essere il mercato quest'anno e quello futuro del Pescara. Allora, quest'anno dice Repetto che si punta sui prestiti e poi arriveranno anche i giovani di proprietà per costruire una squadra fatta di giovani di proprietà anche nel corso di 2-3 anni per il futuro, perché come sapete i giocatori di proprietà del Pescara quest'anno sono quasi trentenni, ultra trentenni, quindi dice che questa squadra ha bisogno di un ringiovanimento, di uno svecchiamento, e quindi quest'anno si punterà ancora sui prestiti, mentre dice che negli anni a venire cominceranno ad arrivare gli acquisti dopo un'opera di scouting che incominceranno a operare lui insieme a Bocchetti e agli altri osservatori del Pescara,
E quindi si faranno degli acquisti mirati per avere giovani giocatori di proprietà, per avere un patrimonio e una squadra giovane con cui fare un passo in avanti. Ma queste sono le parole sul messaggero di Giorgio Repetto. Ve le faccio vedere. Parla il DS tra presente e futuro. Quest'anno puntiamo sui prestiti, poi i giovani di proprietà. Bocchetti già pronto per la B, scoverà giocatori per i prossimi anni e non solo. Faremo un mercato che principalmente si baserà sui prestiti. Nel giro di 2-3 anni dovremo essere bravi a costruire una squadra di ragazzi di proprietà. Giorgio Repetto riprende in mano il mercato del Pescara e traccia la strada verso il futuro partendo dal presente, che si chiama Luciano Zauri. Una scelta fatta nel giro di pochi secondi con il presidente: se dovevamo cercare un profilo giovane fuori, non sapendo che persona sarebbe arrivata, meglio puntare su chi abbiamo in casa e conosciamo bene, sia come tecnico che come persona. Dice il 66enne dirigente di origini liguri, arrivato in città per la prima volta nel 75, è rimasto in riva all'Adriatico fino ad oggi, scrivendone la storia. Repetto torna titolare di cattedra con il giovane Bocchetti al girare d'Italia e l'Europa per la rifondazione bianca-azzurra. Bocchetti ha già fatto il DS sia a Fano che a Pagani, si affaccia ora in Serie B, prenderà possesso piano piano del ruolo. Si sta già interessando nel mercato perché ha conoscenze con agenti e con giocatori. Non sarà una balia, saremo colleghi. Stiamo preparando una persona che nei prossimi anni dovrà diventare importante per il Pescara. Il mercato partirà con la cessione di Brugman per recuperare un tesoretto da investire. Per andar via ci deve essere almeno una richiesta. Non mi sono mai strappato i capelli quando un giocatore va via. Dopo la finale di Bologna partirono tanti protagonisti come Melchiorri, Torreira, Politano, Ragusa, Bjarnason. L'anno dopo, con un po' di fortuna e per merito di squadra e tecnico, abbiamo vinto il campionato. Potrebbe andar via Brugman, ma anche qualche altro. Abbiamo una rosa con oltre 10 giocatori sopra i 30 anni. Dobbiamo allestire una rosa di ragazzi di 22-23 anni in grado di aprire un ciclo. Con Oddo abbiamo vinto con un'età media di 23 anni con Campagnaro in campo. Sarà un Pescara giovane, per questo potrebbe essere preziosa la permanenza di Riccardo Sottil. Ci proveremo, ci ha già detto che verrebbe volentieri, ma al momento non sappiamo con chi parlare a Firenze dopo che il cambio al vertice del club. Sottil l'ultimo giorno mi ha abbracciato, mi ha detto: direttore, voglio tornare qui, prendere Mancini. A gennaio l'avevamo in pugno, oggi è difficile, la SPAL potrebbe tenerlo dopo il girone di ritorno con il Cittadella. Servirà un uomo gol di grande affidabilità. Daniel Ciofani sarebbe quello giusto, l'abbiamo cercato a fine gennaio. Se fosse andato via, allora sarebbe venuto da noi. Il Frosinone però non lo ha lasciato andare e poi ha fatto bene il girone di ritorno. Non sappiamo quale sia la posizione attuale a livello contrattuale e ambientale. Vedremo se sarà una strada percorribile. Il Pescara lavorerà su due strade, quella del mercato attuale per la prossima stagione e quella della costruzione della rosa del futuro. Dobbiamo fare scouting nelle categorie inferiori per ricreare un blocco di giocatori di proprietà. Le storie di Lapadula e Mancuso insegnano, e abbiamo anche la risorsa di Druda che ha contatti in Sud America. Anche Torreira è stato un grande colpo del Pescara. Sarà Bocchetti e le persone che lavoreranno con lui a scovare i giocatori giusti, tutto in funzione delle idee di Zauri. Il mister ha detto: vogliamo una squadra che giochi bene. Parlare di attacco e difesa è un discorso estremo, ci vuole equilibrio nelle squadre di calcio che attaccare, ma serve anche tranquillità in difesa se la palla ce l'hanno gli avversari. Quale futuro per Campagnaro? Ormai sappiamo che più di 10-12 partite non riesce a farle a causa di qualche vecchia ferita ai muscoli, ma è fortissimo nell'aiutare i compagni con le sue direttive, così come schivo fuori dal campo. Con lui parlerà il presidente, sarebbe una risorsa importante all'interno del club. Ragazzi, questo è ciò che ha detto Giorgio Repetto. E adesso leggiamoci l'articolo dove parla dei giocatori in trattative con il Pescara. Questo è l'articolo sul Messaggero. Avenatti 9-9. Melegoni può restare. Tante idee da provare a mettere in pratica nelle prossime settimane fino alla chiusura del mercato, soprattutto come è noto per ricostruire l'attacco biancazzurro. C'è un'altra pista che il club proverà a seguire, quella che porta l'uruguaiano Felipe Avenatti, ex Ternana, oggi di proprietà del Bologna. L'attaccante, dopo un grave infortunio, ha giocato per qualche mese in prestito in Belgio. Difficile che gli emiliani gli diano un posto in Serie A prima di averlo visto all'opera con continuità. La destinazione Pescara piace al giocatore. Ora toccherà alla società valutare le condizioni di un possibile prestito in biancazzurro. Resta sempre aperta la pista Scamacca. Il 99
del Sassuolo piace a Zauri, ai direttori. Se ne parlerà dopo il mondiale interventi in Polonia. Gli azzurri sono in semifinale. Martedì prossimo a Gnina gli azzurrini affronteranno i parità dell'Ucraina. Protagonisti anche Capone e Bettella con la nazionale di Nicolato. Un mondiale mancato, Pippo Melegoni, fermo a causa del grave infortunio subito qualche mese fa. Potrebbe ricominciare proprio da Pescara. La mezzala dell'Atalanta si è fermata a metà stagione, ma aveva già dimostrato di poter fare la differenza in Serie B. Il club bergamasco girerebbe volentieri ancora a Sebastiani per disputare un campionato da protagonista e tornare al massimo della condizione. Melegoni a gennaio era finito addirittura nel mirino della Juve, quasi sicuramente proverà a tornare il gioiellino conosciuto dai biancazzurri. Alcuni obiettivi di mercato sono legati a doppio filo al destino di Brugman. Questo è come vi dicevo prima io. Se il campionato dovesse finire nel mirino del Cagliari, la contropartita tecnica per il Delfino potrebbe diventare Nicolò Giannetti, attaccante scuola Juve della passata stagione al Livorno. Se invece l'uruguaiano finisse al Parma, sarebbero due le pedine interessanti per il Pescara: il 27enne Jacopo Dez a centrocampo e Galano in attacco. L'esterno offensivo pugliese di 28 anni, dopo il prestito al Foggia, potrebbe finalmente approdare all'Adriatico dopo diverse estati di inseguimento da parte del club biancazzurro. Bene, raga, qui avete visto che i nomi sono diversi. Se prima sul centro si parlava di Despotov e dell'altro e di Colombatto come contropartite per un'eventuale cessione di Brugman al Cagliari, qui il nome è quello di Giannetti, mentre il Parma potrebbe mettere accanto suo a disposizione Dezzi, che quest'anno non ha trovato particolarmente spazio, e Galano, che tornerà dal prestito in Serie B a Foggia. Quindi Galano è un po' di anni che si sente qui a Pescara, e a me sinceramente mi piace come giocatore. Se viene con le giuste motivazioni, Galano potrebbe essere un colpo veramente importante, soprattutto per l'esterno offensivo di destra del Pescara, o di sinistra, non so dove gioca Galano, a destra o a sinistra. So che è un destro, quindi potrebbe giocare anche a sinistra a fare col piede invertito. Va bene, ragazzi, adesso vi saluto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, fatemi sapere cosa pensate di queste notizie. Io vi auguro una buona domenica. Se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, qui sotto c'è il pulsante iscriviti, condividete il video e vi lascio in descrizione sempre i vari link per i social, la mia pagina Facebook 1936 solo io, il mio Instagram, il gruppo di tifosi del Pescara su Facebook Pescaresi Convinti e il gruppo di tutti i tifosi da Serie B a tutta Serie B. Venite a iscrivere tutti i tifosi da Serie B per poter parlare insieme giorno per giorno della nostra Serie B. Ciao a tutti, buona domenica, sempre Forza Pescara e buona Serie B a tutti. Ciao.